Nel freddo dell'Aragona, per via dello sciopero degli ultra della curva d'Avalos, la Vastese ritrova almeno per un tempo lo spirito dei tempi migliori, superando alla fine l'Isernia per 3-2 conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Abruzzo amaro per la squadra di Massimo Silva a causa di un primo tempo quasi disastroso. Montani senza Giampaolo e Stivaletta manda in panchina l'ultimo arrivato Jenny Russo. Pronti via al terzo, occasione colossale sciupata da Romano dell'Isernia che davanti a Patania manca un gol praticamente fatto, con il portiere della Vastese bravo a chiudere lo specchio all'avanti molisano. Al sesto risposta aragonese con Fiore anticipato a due passi da Tano in calcio d'angolo. Sul corner seguente palla Leonetti che di testa alza di pochissimo sopra la traversa. Avvio di gara promettente con i biancazzurri ospiti pericolosi all'undicesimo con un colpo di testa di Lenoci parato a terra da Patania. Il clima quasi reale con il silenzio dei tifosi biancorossi non aiuta i ragazzi di Fabio Montani che però cercano di fare la partita trovando il vantaggio al 17° con un eurogol di Di Giacomo che mette il pallone all'incrocio dove Tano non può arrivare. Gara in discesa per gli abruzzesi che al 26° arrivano ad un passo dal raddoppio con Cone che su cross di Leonetti fallisce clamorosamente il tap-in vincente a porta praticamente spalancata. Ancora Vastese alla mezz'ora con il salvataggio fortunoso della difesa dell'Isernia su conclusione di Leonetti, ma il raddoppio della formazione di casa è nell'aria e arriva al 31° quando dopo una respinta corta della difesa dell'Isernia la palla termina a Sbardella che di prima intenzione indovina l'angolino con un tiro secco che fa carambolare la sfera prima sul palo interno e poi in rete. Vantaggio meritato per l'11 del presidente Bolami che continua a premere ancora sul finire di tempo alla ricerca del terzo gol con la squadra di Massimo Silva sbilanciata in avanti e che viene punita al 45° quando Leonetti di piatto realizza il tris. Nella ripresa rientra in campo un'Isernia che sembra almeno all'inizio non credere nel miracolo. Gli ospiti mettono in campo tanta buona volontà che però non basta a far male agli aragonesi di casa. I due portieri così restano inoperosi fino al 25° quando Patania deve respingere con i pugni una violenta conclusione di Frabotta. Si scuote finalmente la formazione ospite che al 32° in un'azione simile alla precedente trova ancora la parata di Patania questa volta su schiena. Tra una sostituzione e l'altra si arriva al 35° quando in mischia proprio schiena dopo una prima respinta di Patania fa 3-1 riaprendo le speranze ospiti con il finale di gara che vede poi al 43° le proteste dell'Isernia per un gol di schiena annullato per fuorigioco prima di 5 minuti di recupero che regalano il prevedibile assalto della formazione ospite che trova il gol del 3-2 di Romano al 95°, rete che però non basta ad ottenere il clamoroso pareggio. Nicola Fiore, questo 3-2 come si può commentare? Partita che sembrava chiusa dopo il primo tempo e che l'Isernia ha riaperto nella seconda metà della ripresa rischiando addirittura di pareggiarlo. Sì, diciamo che oggi siamo stati bravi ad approcciare bene la partita, era una partita fondamentale, è evidente che veniamo da un periodo molto difficile, quindi era importante partire così. Penso che abbiamo fatto un gran primo tempo. E, diciamo, sul 3-0 potevamo gestire meglio la palla perché potevamo fare anche il quarto gol. Poi l'ultimo quarto d'ora, diciamo, c'è stato un calo e loro hanno trovato questi due gol e quindi hanno provato, ecco, a riprendere la partita. Però devo dire oggi per noi era fondamentale vincere e quindi ci siamo riusciti e dobbiamo essere solo soddisfatti per questo. Clima sugli spalti non va aiutato lo sciopero del tifo, sicuramente ha un po' penalizzato la squadra. Conoscendo il calore dei vostri tifosi. Ma giustamente i tifosi sono delusi perché questa stagione è partita male e purtroppo ci sono delle difficoltà che viviamo quotidianamente. Però c'è solo da stare uniti perché il calcio è così, purtroppo capitano queste stagioni difficili, ma dobbiamo, come abbiamo fatto oggi, lottare, cercare di dare tutto, perché è troppo importante salvarci il prima possibile per poi programmare il futuro. E usciamo praticamente avendo fatto 3 gol con calo annullato e non portiamo via neanche un punto. Certamente sono molto rammaricato perché nei primi minuti abbiamo avuto quelle due occasioni clamorose, una romana e quella sul colpo di testa dall'area piccola sul calcio d'angolo e dopo ti ritrovi a fine primo tempo 3-0, è dura. Devo dire, vedo la cosa positiva, il gran secondo tempo, i gol fatti, quindi in prospettiva domenica dobbiamo ripartire dalle cose positive.
certo i gol subiti, abbiamo fatto dell'ingenuità, degli errori noi, un pochino anche l'arbitro lì, però eravamo sotto 3-0, quindi dopo bisogna parlare poco e, come si dice, pedalare.